Graziano Prantoni al Villaggio della Salute Più, una giornata ancora una volta per quanto riguarda il benessere, per quanto riguarda lo sport. Dietro di lei delle e-bike, ci sono anche le mountain bike, perché insomma siete promotori di questa iniziativa che vede al centro proprio i percorsi della zona, dell'Appennino. Questa è un'iniziativa importante che serve a valorizzare la natura splendida che è nell'Appennino tosco-emiliano. Il tema di fondo è come riconnettere gli uomini con l'ambiente, con la natura, in un atteggiamento di rispetto, ma anche in un atteggiamento in grado di cogliere le grandi straordinarie potenzialità della natura. Noi offriamo questo progetto che si chiama Natura One, che mette a disposizione 55 percorsi, percorsi in bike e percorsi a piedi con il trekking. È possibile fare questi percorsi liberamente, è possibile fare questi percorsi con un coach che noi mettiamo a disposizione. Ognuno dei nostri percorsi ha due elementi fondamentali. Uno è l'indice di fitness, che sta ad indicare lo sforzo che noi dobbiamo fare per completare il percorso. L'altro è l'indice di difficoltà, che è una scala internazionale che in base alla tipologia del percorso ci classifica la difficoltà di quel percorso. L'elemento che ha fatto scattare la volontà di creare questa Natura World è stato proprio il fatto della pandemia, cioè perché la gente sta rinchiusa in casa, rintanata in casa, ormai ha creato questo nido eccetera dalla paura del Covid e non sa che ci sono degli spazi enormi dove non solo non c'è il Covid, ma c'è la capacità di rafforzare le proprie difese naturali, rafforzare i propri anticorpi, la propria circolazione sanguigna. Perché il problema di stare chiusi in casa, che cosa fa? Non solo ti difende fino a un certo punto dal Covid, ma addirittura indebolisce la tua resistenza. Secondo me oggi è il giorno dell'inaugurazione. Ebbene, penso che durante tutto l'anno dovrà sempre essere una nuova inaugurazione per tanta gente che scopriranno una cosa meravigliosa.